Parliamo di film. Applauso. Beppe è mio amico dei tempi dell'università. Chi avesse un buon cuore per fargli almeno un po' m***a stasera. È lui. C'è una che applaude dietro. Sì, che pulita, Gangolini. Pensavo fosse la seconda, stavo pulendo. Ogni volta che faccio qualcosa parlando di sesso a me fanno ridere le paranoie femminili. Ancora vi sentite così tanto sotto esame la ricrescita dei peli, della pancia. Io no, perché ti sei fatta il super laser. Ah, ok. Una mi ha stupito, stavo parlando di sesso anale. Leggo questo bigliettino anonimo, è il tuo. È da un po' che non faccio più sesso anale con la luce accesa, perché non ho ancora fatto lo sbiancamento anale. Quando è che ti è diventato obbligatorio? Mi sono sentito subito in disordine. Ho detto, tu prova una notte, ti puoi anche puntare un faro nel buco del culo. E dice un tipo, vai, sfondamelo. E poi fate chi ti dice, no, è un po' scuretto. E andrò mai, non succede. Un altro, non mi faccio leccare perché da quella prospettiva ho troppo a pancia. Ma vedete Beppis che vi dice, no, no, che mi vergogno. Vedi la pancia da vicino. No? Non me la sento.